Vediamo se siamo tornati. Ci mancava questo. Dovrei esserci, ragazzi, datemi dei feedback se siete rimasti, spero e penso di sì. Veramente, vero Roar? Puttana miseria. Poi colleghiamo il pot. Allora, sì, ci sono. Perfetto, speriamo non ricrashi. Oggi è... Dai, non farmi bestemmiare in live, Roar. Anche che non ti ho fatto niente di male. Ci tua. Allora. Mi sa che è arrivato il momento... Del tuo insediamento. No, devo spendere 3.000 euro per un nuovo PC, puttana Eva. Questo ha fatto i suoi 8 anni di servizio egregiamente. Però non è il momento. Eccoci. Mi sono ricollegato anche a Discord. Eccoti. Morto il PC, eh? Così. Ma è proprio morto il PC? No, ma ha Faccina fatto zero proprio la triste. schermata blu. La sai la schermata blu della morte con la faccina triste? Sì. Ce l'ho ben presente, mi è uscita qualche giorno fa. Puttana Eva, mi sta dicendo il PC. Guarda che io il mio dovere per 8 anni l'ho fatto. Però tu. Mi dovresti ca sostituire. Il problema è che abbiamo appena speso io e Silvia 6.000 euro per rinnovare l'ultimo anno dell'Accademia. E 3.000 euro per il PC adesso non ci sono. No, 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 decisamente non è nel momento, Se arriva fino a dicembre, lo metto, ti giuro che se dura fino a dicembre, perché gennaio sarò costretto a cambiarlo, lo prendo e lo metto in una bacheca questo PC. minchia, veramente. Guarda, che è un fisso, no? Sì, è il fisso. Io guarda, c'ho un fisso qua che adesso non lo uso da un paio d'anni, ma prima quando lo usavo, che l'ho usato per 3-4 anni di fila, tranquillo. Mio padre me l'aveva dato e lui l'aveva fatto, si è assemblato lui una cosa come 6 anni prima. Io ho usato sto computer per 10 anni di vita di sto computer con cambi di parti e cose. Poi è morto Esatto, definitivamente. Wiki si merita una statua, ma infatti non lo smonterò, non lo sostituirò, cioè proprio lo prendo com'è, lo metto proprio, lo chiudo e poi quando cambio casa lo Metti in una metterò teca. dentro una teca. Cioè questo qua veramente ha fatto le guerre, sto PC, Certo, ha tra fatto la storia. le live, l'editing, il fatto che si è fatto giornate, settimane se non mesi senza mai spegnersi. Perché lo dovevo editare, eccetera, quando avevo il negozio, eccetera. Quindi questo non gli verrà tolto un singolo pezzo. Piuttosto faccio il backup su un hard disk, su vari hard disk esterni di tutto quello che ho dentro e lascio dentro gli hard disk Minchia, giustamente. No, ma guarda, io mi sono reso conto che comunque fare un backup di tutto su degli hard disk esterni è sempre la cosa giusta. Perché almeno sei tranquillo. Perché sennò ho perso tanta di quella roba con quel fisso lì perché non avevo fatto un backup vero e proprio, che lascia stare. i bug inesistenti. No, quelli li porto io, Wiki. Tranquillo che non è il PC. Te lo può confermare anche Greco, che ha cominciato a conoscermi dall'Accademia. E anche in Accademia si è sparsa la voce dei miei bug. Guarda, la storia dei bug di Paolino è diventata proprio un must dell'Accademia perché È leggenda. io credo che Paolino sia uno dei pochi che non riesce a usare il programma che ci dovrebbero far usare per Unity. fare le cose. Che devo fare su Unreal. Da una parte sono contento perché è meglio, però infatti, però ti sei perso la morte mia in diretta, Mark, non nel gioco, del PC mentre ero in live. sì, morto malissimo. Sì, fai conto che sia il professore, ma anche quelli che hanno fatto Unity non si spiegano perché a me Unity non vada.
Sì, non c'è nessuno all'interno di tutta l'Accademia che sa quale sia il vero problema di Paolino. Addirittura quando abbiamo chiesto ai professori di programmazione che non sono riusciti a risolvere, hanno detto, vabbè, sentiamo sui forum Unity, nessuno è riuscito a trovare una risposta. Quindi Paolino è riuscito a trovare un bug che nessuno ha mai trovato, per il quale non gli fa funzionare Unity. Io... E tutto è Ma è partito da proprio quel assurdo. bastardo di quello per fare gli script, come si chiama? Bravo, Da Visual Studio. da Visual Studio. Non l'ho visto Goodobels, onestamente. Devo ancora vederlo. Devo ancora Però, vederlo. sì. Mi hanno detto che è una serie che fa... Oddio, non mi ricordo se è quella che penso. Potrei anche sbagliarmi. È tanta roba, Amazon Prime. È quella. Ok, sì. Mi Ok. hanno detto che dovrebbe far scompisciare dalle risate Goodobels. Intanto riprendo. Se vuole andare, non ti arrabbiare, stai tranquillo. Con tutta calma. Ci siamo ad aprile, tira avanti almeno 8 mesi, poi ti mando in pensione, te lo giuro. Ma l'audio del gioco ce l'ho? Sì, per fortuna. Ok, Sì. Almeno quello. c'è tutto. Me lo guarderò, guarda, Victor. Tanto adesso Amazon Prime Video lo voglio anche riprendere per quella minchiata che hanno fatto di LOL. Non so se hai visto, Paolino. È una roba dove hanno messo una serie di comici italiani tutti insieme e la cosa era che non dovevano ridere. Cioè, questi potevano fare cazzate, battute, cose, ma il primo che rideva veniva buttato fuori. E è una serie di situazioni comiche, ti giuro, fanno più ridere le loro smorfie che le battute stesse perché è tutta improvvisazione. Fa morire da ridere le smorfie. Non so più parlare. Le smorfie che tirano fuori per evitare di ridere, io ti giuro, sono delle cose È bellissime. basso, vero? Anch'io lo sentivo basso in cuffia. Adesso dobbiamo cercare di risolvere, capire perché è basso. Perché Sì. sei basso? L'audio qui non è cambiato, su Streamlabs Poverina, nemmeno. la genetica, Paolino, non gli puoi fare una colpa se non sei basso. Tra l'altro. Dopo questa posso unirmi a Colorado. Sì. Allora, facciamo così intanto. Primo, così. Secondo, perché sei basso? Perché me l'hai abbassato dal mixer, perché sei figlio di Troia, vero? Mister Simpatia. Eh sì, me l'ha abbassato dal mixer. Oltretutto dicevamo con Facchi che probabilmente è colpa sua in versione trench. Perché Ok. aveva appena risposto quando sei. Quando ti si è distrutto tutto. Sì. Mi Maledetto aveva appena risposto Facchi. Facchi. Ma è crashato veramente brutto il PC. Comunque. Allora, dovrebbe essere a posto, vediamo. Non so perché il PC aveva deciso di abbassare. Gli do ragione, perché c'ha ragione lui. Vuoi contraddire un PC? Adesso. Vuoi contraddire il tuo PC? No, 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 Ha ragione lui per sempre. devo portare a casa la live. C'ha ragione lui. Devo portare a casa la live. Avrà C'ha sempre ragione lui. ragione. Si sente l'eco dal mio computer della tua live, Sì, Paolino? sì. Aspetta, lo tolgo. Perché volevo dirti se si sentiva l'audio, no? Direi che si sente se c'era l'eco. Questa sì, anche lei che non la sento da un po'. Dopo glielo chiedo, appena ritorna, se ritorna. Ok, Ma
come furbi questi tizi, alla telecinesi si mettono dietro oggetti che tu puoi alzare. Sì. Allora. Figa, un muletto gli ho lanciato a questo. Sono caduto. Puttana Eva. Tutto quello che doveva succedere stasera sta succedendo. C'ho pure le batterie scariche. Le batterie scariche. Puttana Eva. Adesso vedrai che si scaricano tipo contro l'incontro contro un boss. Si spegne il pad e io bestemmio. No, magari c'è tipo qualche congiunzione di pianeti come c'era stata un po' di tempo fa. Tipo, non so, un allineamento strano. Sì. Sono ancora qui, vuoi due file? Non parliamo. Sì, portamele per sicurezza. Non parliamo della nave, sì. Le stilo. Non parliamo della nave, amore. Che A! Che ho scoperto oggi. La nave? Sì, sì, sai quella del canale di Suez? Sì. Oggi ho scoperto una cosa su quella nave, che trasportava una cosa, quella nave, e quindi... No, non ci voglio credere, Paolino. Non ci voglio credere che c'è qualcosa di tuo lì sopra. Ti prego. Non mi dire che è vero. Esattamente. Io te le metto, c'era su un mio Kickstarter. No, quello che penso, quello pesante. No, per fortuna non c'era quello pesante. Meno male. Quello sarebbe stato brutto a perdere così. Che cosa mi hanno colpito? Ma c'è Ale Greco. Sì, ti saluta, vuole sapere come stavi. Ah, io non sento, ciao Ale. Sto come d'autunno. No, sto stanca. Sono bene, ma sono un pochino stanca. Però, cioè, della nuova. Vabbè, ma se sarai stronzo, eh. Parlo di me in terza persona. Ho appena sana, visto, Paolino. Puttana, ho schivato male. Qua è stata colpa mia. No, comunque stavo dicendo, oggi stavo guardando e stavo dicendo: Silvia, guarda, è arrivato un aggiornamento del Kickstarter, che c'era questo produttore che ha fatto il Kickstarter, che guarda quanto è divertente, gli dico io. Sta scritto che per un giorno ha fatto ogni 2 ore l'aggiornamento su questo sito che aveva mandato per vedere se la nave era ripartita. E a un certo punto io glielo apro, lei mi fa: fammi vedere la nave. Guarda la nave, aveva il nome di quella che si era incagliata. La Evergreen, esatto. Silvia mi guarda e mi fa: ma lo sai che è proprio quella la nave che ha bloccato tutto? E io ho detto: lo sai che lì sopra c'è il mio Kickstarter? Sì, è stato un po' divertente. Ma tanto l'hanno scastrata, quindi adesso è ripartita. Però è quello che ha detto di inquietante lui. Sai, è vero che l'hanno scartato, tutto quello che vuoi, ma no. Devono cercare di consegnare entro luglio. Entro il primo luglio, perché se la roba non arriva entro il primo luglio a destinazione in Europa, quando arriverà devono farla rispedire indietro, perché hanno giustamente dei problemi con dei documenti loro. Ovviamente, porca troia. Perché sono cambiate delle cose degli accordi con la UE. Degli accordi per anche l'IVA, ecco. Quindi anche loro devono rispedire tutto, cioè. Perché giustamente i documenti erano quelli vecchi. Certo. Quindi loro stanno pregando che arrivi entro il primo di luglio tutto. Ci credo. E rischi di fare una figura veramente di merda. E visto come sta andando, io ho dei dubbi che riesca ad arrivare. E non volevo dire niente, Paolino. Io non voglio, però. Mark dice che
l'hanno sequestrata, che dicono che l'hanno sequestrata. No, no, c'è il sito, posso anche farvelo vedere, ragazzi. C'è il sito, è ripartita. La nave è in viaggio, anzi dopo guardo per vedere dov'è. E ti giuro, comunque, pensa un po' al capitano che verrà ricordato. Guardate dov'è la nave. Cosa, amore? Ho detto che anche tu adesso diventi come il tipo che ti ora perché... a controllare dov'è la nave. Sì, anche perché Marco ha detto l'hanno sequestrata. Come l'hanno sequestrata? Stamattina che abbiamo visto era in viaggio. Sì, beh, poi magari io mi sono persa aggiornamenti, ma cosa vuol dire l'hanno sequestrata? Per chi? Cosa? Per i ti immagini, per i pacchi di Kickstarter che non erano conformi. E li bestemmi, dico, vaffanculo. Beh, è un segno che devi smettere in quel caso, eh. Beh, quello sì, quello in effetti inizia ad essere un segnale, poi no. Mai. Comunque, vabbè, fammi sapere se Mark dice qualcosa di interessante su questo aggiornamento. Mi sto giocando Cyberpunk. Io se ne riparlo a settembre. C'ho tanta di quella roba. E penso sempre di più che si sono veramente suicidati col marketing. Ah, perché se non c'è stato per quello, non gli avrebbero detto niente, perché il gioco non è male. Adesso, non quando era uscito, ovviamente, perché vabbè, è un altro discorso, ma adesso, quando come adesso, io devo dire che è un gioco divertente, eh. Cioè, io mi ci diverto a giocare. È uno dei primi open world in cui non sto a usare solo i viaggi rapidi, ma comunque giro per la città perché mi piace vederla. Ti dico, secondo me non era neanche sta cosa da martoriare così tanto se non fosse stato per quella campagna di marketing che prometteva il gioco next gen, nuovo millennio. Ma invece di quella notizia di The Witcher 4, te ne sai qualcosa? Anche se ne sapessi qualcosa, pensi che potrei dirlo in live? No, ovviamente no. Quindi, infatti non so neanche perché l'ho chiesto. Però è interessante quello. Che altro perché avevano detto che non avrebbero fatto un altro The Witcher. Sì, non puoi lasciarlo andare con VP. Sono dire quello che vogliono, ma... Io me le ricordo le dichiarazioni che avevano fatto una volta finito con The Witcher 3, che avevano iniziato a fare, no vabbè, ma la storia di Geralt è finita, quindi... Sì, no, ne faranno un altro, probabilmente ci sarà Ciri, queste sono ipotesi mie. Magari ci sarà Ciri come protagonista. Ma non puoi chiuderlo così. Boh, oddio, dipende dal finale che scegli, perché ci sono dei finali in quel gioco che in realtà... No, no, lo so, li ho visti tutti, quindi ti capisco. Chiudono molto, quindi sai, in realtà avessero voluto, che secondo me hanno avuto qualche pressione, ci hanno avuta sul fare di nuovo un altro The Witcher perché frutta soldi e... No, secondo me se si vedrà Geralt si vedrà come comparsa, però non ci aspettiamo un altro The Witcher con Geralt. Comunque mi aspettavo un bel no comment su The Witcher 4, sono troppo forzosi, l'unica cosa che non mi è piaciuta di Cyber perché sono le armi bianche corpo a corpo, sì, quello non è che gli sia uscito benissimo. Sì, quello io non lo uso mai perché mi fa veramente schifo. Non riesco a giocarci con quello. Giusto. È una versione peggiorata del combattimento di For Honor. E molto peggiorata. Ma secondo te ci arrivo lì? Sì, dai, proviamoci. Da sopra questa, quella roccia, forse sì. Però ce l'abbiamo fatta. Io sono un secondo in ritardo adesso, quindi... Sì, non te lo streamo, l'altra volta l'abbiamo fatto, è andato tutto bene. Stasera, visto fatto, come no. Sta andando, non ci riprovo perché non la sta prendendo bene la serata, proprio. Allora, ti vedi che non ho detto niente perché...
Non vorrei che fosse stato quello stasera che l'ha portato oltre. Sedia. Che palle quelli sulla sedia. Hai fatto bene, Vicara, a sviscerarti nel gioco. Ho sbagliato. Esperienza, a parte tutto. Io settembre se ne riparla. Quando ti arriverà il momento di quello, comunque Paolino, secondo me te lo godi più di altri, perché sarà decisamente migliorato, secondo me, a settembre. Sì, o settembre o dicembre. No, veramente mi devi far rifare tutto? Cioè, non c'è un checkpoint in mezzo, no? Cioè, mi fa ripartire da qui, ma mi dice... Ma tutta la parte di prima non la devo rifare, sennò bestemmio. Spero di no. No, infatti è aperta, per fortuna. Chissà perché ha messo il checkpoint lì, eh? Ah, siete già tornati, mica mi piglio da qui allora. Forse. Sì, ci arrivo. Quello è troppo lontano. Bravo, datemi una mano tutte e due. Gli alleati, ho visto. Minchia, c'è arrivato il mini boss. Ci sua. Ancora quello sulla sedia c'è. Cioè. Per poco. È stato. Questo è andato. C'è qualcun altro qua sopra? No. Perfetto. Boh. Ma la mente è troppo... Guarda dove cazzo è quello. Ci sua. Avevo quasi finito di riempire sto cazzo di cosa. No, ma ha sparato e mi ha bloccato. Cazzo di merda quello. Cioè, poteva spararmi anche prima. No, aspetta proprio verso la fine. Sì, sì, avevo aspettato il momento per romperti il cazzo maggiore. Figlio di mignotta, maledetto.
Sì, più vicino la prossima volta, eh. Gli stronzi lì non scendono. Figlio, figlio di puttana. Quindi tipo croce tutto attorno, non me li ricordavo. Io sì, purtroppo. Mi hai preso tu, l'ho preso anch'io. Stronzo che c'ha pure tre cose in mano che stava per lanciare, infatti con una mi ha preso e qua di vita non ce n'è più. Vediamo quanto si incazzano. Via, via. Fare in culo, va. Dammi una mano te, che ne è rimasto solo uno lì. Cazzo, ne è rimasto solo uno. Ci sono pure quelli sulla sedia, mo. A rompere i coglioni. Eh beh, pensavo. Quanti cazzo sono? Un altro. Ci sua. Mi ho preso, eh. So che ce n'è un altro qui, non so dove. Minchia, hai visto che chiudono Yahoo Answer? Come? Yahoo Answer lo chiudono. Ah no, non l'avevo visto. 4 maggio tutti i server di Yahoo Answer verranno chiusi. Quindi non potrò più andarmi a cercare le cazzate alle 4 di notte su Yahoo Answer. Toccherà farti le pippe come tutti gli altri. A quanto pare. Allora, no, ma i grandi torrent che si trovavano su Yahoo Answer.
di videogiochi, di tutto, film. Raggiungi Polaris, e come minchia la raggiungo? Là? Sarà là? A me non sembra, ma andiamo a vedere. Da là dovevo farlo, vabbè, ho sbagliato. Rifacciamoci il giro. Ah, sì. Quanto maggio esce anche la nuova serie della Bad Batch. Che cos'è? Hai visto The Clone Wars? No. Me l'hai chiesto anche l'altra volta. Su sta Bad Batch che sono... erano una compagnia di cloni, 5-6, che avevano tutti dei problemi per cui non sono nati giusti, mettiamola così. Ma erano particolarmente potenti, allora li hanno messi tutti in un'unica squadra. E a quanto pare questa della Bad Batch è ambientata dopo la... dopo la purga dei Jedi, subito dopo, con loro che vengono, non si è ancora capito bene cosa succede a questi, però sembra che si ribellino all'impero come al solito. Allora, vediamo. Sembra essere figa anche quello. Poster comes down and there's nothing there. It's just the cell and death. I was wrong. There was never anything there. Hello? Polaris, are you there? Please, 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 I just want to sleep. Never let me sleep. Finito. Così. Non me lo ricordavo. Non me lo ricordavo neanch'io. E il finale ti lascia un po' però di merda, o sbaglio? Abbastanza. Ti lascia un po' così. Vero che ci sono le due espansioni da giocare. No, ma non finiva così. Aspetta, guarda come cazzo sono fatti i titoli di coda. No, infatti. Non è mai finito. New Ball is with the new you. E... parliamone un attimo. The last egg breaks now. The all in your room is a hole in you. E io intanto mi accendo una hits. Ma adesso non so che me ne preparo una anch'io. Vai, vai. Prese con calma. Ma infatti no, io... scherzone! Esatto. Ti sembrava strano. Non ci siamo caduti come due polli. Ma perché non me lo ricordo? Io effettivamente mi ricordo tanti pezzi sparsi, ma non me lo ricordo. Ah, esatto, adesso me lo ricordo invece. Sta parte qua è un po' una rottura di cazzo. Ah, sì, sì, sì. Ma è partito un flash anche a me. Sono acceso la hits per un cazzo. Pensavi di aver finito, Paolino? E invece? E invece? Beh, si può dire che se ci siamo cascati due volte, l'hanno fatto bene. Sì. Perché va bene che io non sono una cima esagerata, però... un minimo. Ma io proprio zero, non me lo ricordavo questa parte. Cioè, quando l'ho vista mi sono ricordato che
Tipo. Ma... secondo me l'hanno fatto apposta perché così te lo vuoi dimenticare sto pezzo, no? Ma ci sta anche che sono rincoglionito io, eh. Però se ci pensi, hanno messo subito dopo un pezzo in cui tu letteralmente stai consegnando la posta, scarcerando i moduli e pulendo tazze di caffè. Fino a che non capisci, se non sbaglio, cioè, c'era un punto di svolta. Se non ricordo... Il pezzo non è uno dei più memorabili, cioè tu ti ricordi che era finito e poi fai, ok, ma era finito. Allora, la posta ne manca una da consegnare. Dove minchia va consegnata? Quando gli starà a scansionare mobili fino a te. Comunque questo è uno stagista simulator, voglio dire. Praticamente. Hai fatto una laurea per essere un ingegnere elettrico di 5 anni per andare a lavorare? Bene, adesso scansiona moduli. Ta, te ne faccio un altro qua. Ah, non devo continuare a rifarlo. No, ma c'è quella posta lì che mi manca da fare e mi fa girare i coglioni, dov'è? Che non l'ho dato. Io sto pezzo mi è venuto in mente, adesso me lo ricordo effettivamente. E... Eccola qua. Perché io il pezzo che quello che succedeva a Polaris me lo ricordavo. Ma questo molto meno. Questo no, zero, me lo sono ricordato solo quando l'ho visto. È caduto dentro al pochetto. Ci sono dei peli. Altro giro, altra corsa, esatto, Mark. Sì, che se non ricordo male è una presa per il culo. Ok, non mi ricordo come cazzo si faceva. Allora, consegna i documenti, basta, mi sono tutti i coglioni. Sai che non mi ricordo come se ne esce. L'unica cosa che in effetti neanche io mi ricordo è come se ne esce. Mi ricordo che era una gran presa per il culo, ma... Credo dovessi rompere la routine in qualche maniera, non mi ricordo esattamente. Mi sembra ci fosse un'azione differente da dover fare. Pulisci le tazze di caffè, volevo finire quella e poi... Era qua. Allora, consegna la posta al direttore nel suo ufficio. Il suo ufficio era di qua. No, ecco, infatti, non c'era il discorso della posta al direttore. Questo ci dà sempre gli hint. Outgoing mail as well. Thank you. Very good. What? What is happening? I don't like this. No, this isn't me. I'm not me. I can't. Why can't I think?
kill you. Rifacciamo un attimo per sbloccare dove cazzo dobbiamo andare. Cioè, guarda, mi sono conciati qua. Sì. Tutti piegati da un lato. Guarda quest'altro. Ah, è quello della seduto sulla sedia. Forse devi riportare la posta al direttore. Però prima devi completarne. Sì? Sì. Perché prima non c'era neanche. Quando ho fatto la posta, non so se una volta o due, ma almeno una. Non credo ogni volta tre, perché sarebbe troppo, secondo me. Però forse un paio di volte, sì. Poi bella che ti insultano veramente ogni volta che fai qualcosa. Sì. Non montarti la testa. Ma ti ho consegnato la posta. Cosa mi deve entrare in testa? Vediamo un po' se mi ha sbloccato qualcosa. Che cazzo ho dimenticato, scusa. Facciamo le tazze a sto giro. Ah, ecco lì che l'ho visto, c'è il nostro fratello. Però finisco le tazze prima. Guarda lì che ti aspetta. Figlia puttana. Ci ha rimesso le tazze qua. Vai con le tazze. Allora, vediamo un po'. Di posta non ce n'è. Non sono tornate le tazze del cazzo di qua. Questo forse? Non credo. Questo bella gente che c'è qua. Non è neanche qua. Sai che stavo pensando? Che dopo tutto sto periodo in cui abbiamo imparato a lavorare da remoto, lavorare in presenza sarà un trauma. Può essere. Pensa a dover riprendere ad alzarsi presto per arrivare in accademia. Ah no, beh, tanto io non potrò farlo, quindi. Cioè, l'ho già detto che se anche si riprende finché non passa questa situazione, eccola qua.
Sì, in realtà anche io stavo pensando al discorso che è difficile che io venga a Milano l'anno prossimo, anche se fosse una situazione in cui si può, perché oltre al fatto che dovrei ritrovare casa, e già sai la mia esperienza con la casa, io sono un po'. Non sono così invogliato a trovarmi un'altra casa a Milano in questo momento. Ti stai avvicinando. No, vabbè, io dovrò per via della terapia finché non. Vabbè, certo, tu devi continuare finché serve. Vabbè, sicuramente se la situazione è migliore vedrò di farmi vedere un paio di volte. Se ci si può muovere, mi venga a trovare, Paolino. Tanto vengo in macchina, andata e ritorno, così in giornata si può anche fare una volta, un paio di volte. Gesù Cristo. Hiss burrowing in. I'm trapped in here. They're taking over. What am I doing? Ah no, per fortuna non devo farla. C'è già la posta. I will fight this. I will find a way to push them out. Welcome back. I knew I chose a good assistant. Lui è l'unico che non subisce niente, chissà chi cazzo è l'inserviente. I need my gun. I know what I must do. Start at the beginning. I should have seen it earlier. This is my mess to clean up. My fight. No one else's. I am the director. Vai a cazzo duro. Sono il direttore, cazzo. Hello. This is Dr. E non provate a toccarmi. Siamo quasi. Non era il finale, ma ci siamo quasi. Ok. Cazzo, è successo qua, dovevano essere salvi, in teoria. Dovevano. Ah, qua è chiuso. Qua l'ufficio di Darling. Non qua. Mi ricordo più dove minchia è l'ufficio di Darwin in questo momento. Forse qua. Così. E tre. Dead, I can't feel you. I can't. This is what Dylan wanted all along. But there is something. I can feel it, but I don't know what. The motel is a place of power, Notte, change, Mark. a place to pass through, Notte, Mark. everything. This is a dream
alla prossima. Why shouldn't it take me anywhere I want to go? Ci sarà io presto. Buon riposo, Mark. Really? Ah, qua c'è giustamente Facchi che balla. Se Facchi diventerà diverso da Trench o da grande, io sarò offeso. Da Darling più che da Trench. A Darling, sì, scusa. E lui è Darling. Pensa che io ho visto, se non sbaglio da qualche parte, ho anche un video dove lui la balla questa, Vabbè, da qualche parte l'ha presa. Penso Capodanno di 2 anni fa. Secondo me l'hanno visto ballare una volta così, gli hanno detto: senti, noi ti mettiamo nel gioco, sappilo. Che dopo balla tipo mezzo nudo. È bellissimo. Guarda quanto si sarà divertito a fare sta cosa. Un botto, ma poi sono fuori quelli in Remedy. Ho appena visto lo sculettamento. E beh. This is so weird. But it is my head. Dynamite. È così strano, sì. Ma è la mia testa. Hadron is dead, but you're alive here. Parte degli ermetici Jesse Polaris. Maybe Hadron put you in our heads when we met her. Maybe you were always there, and she was just trying to teach me how to trigger you. Maybe I'll never understand. Maybe I don't need to. Trench was the first to be corrupted by the hiss. Slowly, his need for control only made it worse. It was Trench who took the projector to the nostalgia department. He opened the door to the hiss. Just like that. With Hadron dead, the hiss tried to corrupt me too. But I'm stronger than them. We're stronger. They're waiting. They'll try to stop us. Potresti sentire un po' peggio perché metterò le cuffie da questa parte in modo da sentire l'audio. Ok. Sì, penso che siamo alla fine, ragazzi, eh. Malissimo. My sister had this dream. Bassissimo. Bad dream. And the whole così un po' meglio. No, no, sempre basso. Vabbè, ma fa niente. She's always stubborn. I knew I had to end her dream. I had to wake her up. I had to rip down. Poster she'd been staring at. Cut off her eyelids to make her see. To save her. Dove cazzo devo andare? Te la ricorda? Allora, noi siamo arrivati da là. Sotto ci fa male. Sci tua. Su, non si può andare. Vabbè, io me ne vado. Arrivederci. Tornare a casa.
Da fare in culo voi e il burro. Su. No. Non ci è permesso. Sarebbe piaciuto tornare a casa tranquillo. Sì. Minchia, che male che fa. Minchia, se fa male. Caputta. Il problema è che siamo al sicuro solo qua noi. Ecco, di questa parte invece non ricordo un cazzo. Ma zero proprio, eh. Senti, muori che ripartiamo, dai. Bra. Sì, per anche io ero abbastanza confuso. Mentre era quello che stavo vedendo. Triss è qui dentro, va bene. Sono corrotte, ma non è messa. My sister had this dream. Bad dream. And the whole world was dreaming with her. C'è l'altra cosa dove si può andare lì dritto. Ci siamo andati prima e non gli piaceva lì. She's always been stubborn. I knew I had to end her dream. I had to wake her up. I had to rip down the poster she been staring. Ok, dobbiamo scendere, ma dobbiamo passare su queste piattaforme. Boh. Sarà così semplice? Io spero, perché ho già completato abbastanza. Sembrerebbe di sì. Finché non si subisca il danno. Esatto, stiamo andando alla parte giusta. Proiettore di merda. I know he's still there somewhere. Locked inside. I know, because that's how it was for me. Anche qua sarà un bel casino. Ti hanno proprio detto, prendi tutti i tuoi punti adesso, perché dopo non puoi. Dove sparano? Da qua. A fare in culo pure lui. Quanti cazzo sono?
Quello ha fatto una brutta fine. quello sì. L'ho fatto volare giù. È caduto in profondità del misto. Sì, veramente. Hai finito di rompere i coglioni. Sono pure caduto. Fare il culo su. Fatemi lontani. Non me l'ha presa. Finito? Ti sei rompere il cazzo? Sì. Dobbiamo andare lì. Voilà. Chissà se la posso saltare, cioè se tiro dritto per dritto non li faccio fuori, se si può saltare sta parte. Guarda, ho provato e credo che non si possa fare. Anche secondo me. Perché sono abbastanza sicuro che sia un blocco più avanti. O che ti inseguono dopo e diventa indecente. Non so come era. Razzo schivato all'ultimo, bravo. Mamma mia. Bocca chi è morta. Come? Mi ha fatto troppo morire il modo in cui è morto quello. È il classico da anime in che ti arriva cazzutissimo incontro sparando continuamente e poi l'eroe che si gira. Ma va a fanculo. Esatto. Dove sono tutti? Fanno bene. Fanno malissimo. Mi è esploso qualcosa in faccia. Figli di zoccola. Secondo me ti è esploso qualcuno in faccia. Sì. Quell'affare che ce l'ha in fondo mi è esploso in faccia. No, la cosa bella è che si è piazzato uno qua davanti di quelli. Io ho lanciato la granata e gli è andata addosso e mi è esploso tutto in faccia. Porca troia, che male. Oggi prendiamo un po' di vita, va. Il tempismo, comunque, davvero. Tana Eva. Bastardo. Ecco, affanculo, vai. Ancora l'altro.
ho visto che attirare a bocciato della roba per non farla. Non lanciarla, dai. Aia. Vai, va. Cazzo, sono finiti gli altri. Ah, sono qua. Siete finiti? Avete finito di rompere il cazzo, no, eh? Sì, ma magari. Ma stanno arrivando pure i bestioni qua. Sì, vedi che non si possono saltare perché vengono fuori in preso tutti i boss. Se no sarebbe troppo facile se potessi tirare dritto dopo. Sì. Allora, io da designer mi tirerebbe il cazzo se il giocatore può prendere e partire così. Mi salta tutto il level design che ho fatto. Sì, anche a me. Questa ha finito di girare come una trottola. Ci sua. È un Beyblade. Per affrontare un diavolo. Oh, finalmente si è levato dal cazzo. Ancora i cosi che esplodono. Sci loro. Finita? Posto tutti? Sì. Prendi un bel cazzo? Sì. È finita la musica, quindi sì. Dylan's in a coma. I don't know if there's anything of him left in there. If he'll ever find his way back. The portal's been closed, but the hiss is still in the oldest house. And the lockdown can't be lifted as long as any trace of it remains. I'm working on a solution with my management team, but there is still a long road ahead. I'm the director of the Federal Bureau of Control. Abbiamo finito. We're in this together. You and I. Carino che sembra che parli con te. Cioè lei parla con il con Polaris e poi invece ce l'ha con te. È un modo per rompere la quarta parete senza romperla. Sì. È molto interessante. Carino. Sì, infatti, come l'hanno fatto è... Cioè, dare una spiegazione alla rottura della quarta parete. Esatto, esatto.
e ti fa sentire un pochino più dentro al gioco, immerso, per il fatto che alla fin fine Polaris sei tu, per quanto sia, perché è letteralmente il fatto che puoi controllarla e a farle fare delle robe. Esatto. No, no, Control è un titolo geniale, sotto più punti di vista. Cazzo, Sam Lake. Fammi di abbassare la... Ah, non posso. Perfetto. Facciamo che l'abbasso da qua. Anzi, la lascio così e la muto. E parliamo noi. Guarda che mi muto la... Mi tolgo le cuffiette così riesco ad avere una voce normale. Sì, stavolta è davvero... È davvero la fine. Anche perché poi ti dà una spiegazione anche per andare avanti. Carina anche questa cosa. Che lei dice, bene, abbiamo chiuso il portale per Lys, ma Lys è rimasta nella Oldest House, sì. Quindi siamo ancora in quarantena. E quindi... Ti fa... Esatto, ti spiegano la meccanica di dire che quando finisce riparte il gioco da un punto per farti fare le secondarie. Quindi ti dà anche una motivazione per finire le secondarie. Probabilmente c'è legato anche... Non credo, non lo so perché non l'ho fatto sulla Play, ma c'è legato anche un altro tipo di finale. Sai che figo se te ne tenessero conto nei DLC se hai liberato tutto dell'ISO, no? Sì, che non faremo in live perché sennò lo finisco tra 6 anni. Cos'è il prossimo che porti adesso? Ah, adesso devo continuare questo, devo fare anche le due espansioni che probabilmente saranno ancora 4 live perché non saranno lunghe come il gioco. Mm-hmm. Devo capire come si accede alle espansioni, dove, come, perché. Sì, quello è decisamente da capire per farle. Perché quando io lo finì erano, c'era la roadmap che ti diceva quando sarebbero uscite, ma non ho mai avuto modo di giocarle all'uscita. Però una volta finito Control e con le espansioni, boh, c'ho talmente tanta roba che non lo so ancora cosa porto. Avevo installato... Hai una lista da cui prenderesti un po' più ristretta o scegli fra tutto quello che hai e vedi di decidere? Ma scelgo tra tutto, nel senso, visto che comunque è roba che volevo giocare. Control avevo già giocato, ma volevo giocare le espansioni, allora ho detto, beh, uso la scusa, me lo rigioco, me l'hanno mandato... Se non me lo mandavano per la Series X e dovevo giocarlo su Play, probabilmente avrei fatto solo le espansioni. Però ho detto con la scusa che mi hanno mandato la Ultimate Edition per Xbox. Famola. La rifacciamola da capo e poi facciamo le due espansioni. Ci sta. Di sicuro, l'unica cosa sicura che posso dire, un gioco che porterò sicuramente è all'annuncio l'anno prossimo di... o fine anno o l'anno prossimo di Alan Wake 2 farò sicuramente, porterò Alan Wake in live, anche se già lo portai su un'altra piattaforma che ormai non esiste più, che era Hitbox. Feci lì Alan Wake, lo rifarò qua e poi la passerò su YouTube. Adesso finito questo, boh, stavo pensando, visto che me l'hanno mandato oggi gli sviluppatori, che sono stati carinissimi, mi hanno mandato oggi la Collector Edition che hanno fatto per numerata, limitata, infatti ho la 32 di Coffee Talk. Sì, ho visto il post su Instagram. Esatto, allora penso che probabilmente porterò quello per Switch. È un videogioco, pensavo fosse un gioco da tavolo. Questa... No, è un videogioco, era per Switch, l'ho anche scritto nella descrizione della foto. Sono scemo io che non ho visto che, che c'era scritto allora. Sì, ho scritto compratelo perché è un capolavoro, è una piccola perla. È prenotabile, ho controllato, visto che è prenotabile il gioco base pacchettizzato perché era uscito solo digitale. La Collector era prenotabile, non lo sapevo. E c'erano 999 versioni PS4 e 1500 di Switch. Ok, quindi c'è anche PS4. Sì, sì. Cosa fa? E PC, PC però non l'ha fatto. È una specie di visual novel che poi
non è propriamente una visual novel, dove tu sei questo gestore di pub di notte, apri solo di notte, e è venuto fuori che tutte le leggende del mondo, quindi succubi, elfi, vampiri, mannari, non erano leggende, esistevano davvero. È venuto alla scoperta, e quando è venuto alla scoperta il mondo è rimasto un attimo scioccato, ma poi pian piano si sono integrati nel mondo, nella società, e quindi tu gestisci questo pub dove la sera devi offrire dei drink, servire dei drink e ascoltare le loro storie. Figo. Quindi di base è molto tranquillo come gioco, e tu fai questi, hai questi drink che devi fare, scoprire le nuove ricette da dare poi la ricetta giusta alla persona che viene lì, e pian piano sentire questa storia, tipo una che è quella rappresentativa, la prima che hanno fatto, e infatti si vede nella, l'hanno usata anche per le copertine come promo art eccetera, è questa storia della succube che si innamora di un elfo e hanno una storia d'amore, ma lei vuole chiuderla perché l'elfo, che è comunque nobile, e lei è una succube, quindi è come se fosse un nobile e un contadino, e le famiglie si oppongono un po' qua alla Romeo e Giulietta anche. Quindi è molto molto bella. Poi ci sono varie storie, c'è due amici che sono un lupo mannaro e un vampiro. Guarda, quando porti quella sarò ancora più curioso di venire a fare queste incursioni in live, perché sono interessante come... Ma guarda, di sicuro la porto finita control, mai tanto non manca tanto, porterò sicuramente quello. Ok, ha ripreso, posso attivare l'audio. Su quello è interessante, sì. Il tuo lavoro non è concluso, la crisi non è finita. Beh. Ora bisognerebbe capire. Shawshank Redemption. That's the name of the movie. Mi piace il vestito da direttore di lei. Le fondamenta, nuova missione. Allora, le fondamenta... No. Eh sì, è l'inizio del DLC quello, tra l'altro. Del primo DLC che era uscito, che era The Foundation. E poi c'è Owi, che era quello su Alan Wake. Che quello è quello che ti interessa di più, ovviamente. Sì, sì. Però faremo anche questo. Ma... Allora, abbiamo 6 punti abilità. Uno l'abbiamo finito. Portiamo... Cosa portiamo avanti come abilità? La vita, sicuro. Sono 3. Ah, la vita è importante in sto gioco. Poco da fare. 3, 6. Ne chiede 4, qui è sfiga. Vabbè. Fa niente, tanto il lancio ce l'abbiamo, per piano le portiamo avanti tutte. Accetta, e questo è quella completata. Ok, abito del direttore, candidato C7 e assistente d'ufficio. No, teniamoci gli abiti del direttore, che sono fighi. E se io guardo le missioni, vediamo se ci sono. Sì, mi piace tantissimo il vestito del direttore, confermo. Eccolo qua, forse un luogo oscuro potrebbe essere la prima missione di Owi, che è l'espansione di Alan Wake. Quello è ancora lì a guardare il frigorifero, il povero Cristo. Minchia, è vero, ce lo siamo dimenticati lì. Infatti, eccolo qua. Dovere di frigorifero. Mi ricordo, sarebbe da prendere veramente e fare il video con noi che siamo lì, che facciamo? Torniamo, eh! Rallentatore. Con la musica di Scrubs in bianco e nero, proprio. E poi noi questa scena qua di noi che facciamo, no, ci siamo indicati. Allora leggiamo il proiettore. L'oggetto è un con supporto verticale. Vedere la presentazione del dottor Darling 26.1 per maggiori dettagli. Il solo per produrre con successo questo effetto è risultato nella cattura di... Vedere la presentazione del dottor Darling 26.3 per maggiori dettagli. Il legame dell'oggetto non è riuscito. La parautilità
di questo oggetto non necessita legame. Scoperto quando l'agenzia ha risposto a vedere il documento EMA sul caso EMA 24 per maggiori informazioni. Molti dei accompagnati erano. Vedere i documenti su C6 C7 per i dettagli. L'intero è stato trasportato nell'agenzia per l'analisi, dove sono stati scoperti altri o altri alterati. C'è pochissimo nella descrizione lì. Adesso c'è anche il video di Darling che balla. Sì, che però qua non trovo, vabbè, sti cazzi. E il telefono rosso. Routine senza fine che l'abbiamo visto. Vale. Il futuro l'abbiamo visto. Ok. Allora. Facciamo un controllo dell'equipaggiamento. Li libereremo dai doppi eccetera, tipo questo si può già togliere. Io volevo potenziare le armi e cambiarle anche, che non mi ricordo da dove si faceva, però non sono le creazioni astrali. Potenzia presa. Anche questa, la frontumazione possiamo portarla al massimo. Perfetto. Ok, se volessi equipaggiarlo non dalle mod, vuol dire che posso farlo da qua. Esatto, la rapidità non lo voglio più, ci metto presa. La presa c'ha danni durante poca salute più 63% e energia ottenuta di colpi alla testa. Vediamo un po' cosa abbiamo. Costo di munizioni durante non ce ne frega un cazzo. Cadenza di tiro. Costo di munizioni per colpo. Piacciono tutte e due. Cadenza di tiro. Abbiamo messo una terza, gli mettiamo quell'altra che ci piaceva, che era questa. Costi e munizioni per colpo l'abbiamo, no, eccola qua. A lui ne sta una seconda, gliela mettiamo. Danni durante mira più 37%. Questo cos'è? Danni durante mira, che può essere cambiato con, no, questo che è zoom più 18. Ma sì, mettiamoci questo. Della vita invece ce n'è una più potente, sì. Eccola qua. Ok. Vabbè, a sto punto io faccio così, salvo. Dovrebbe salvare, vero? No, salva durante il teletrasporto, mi sa. Spostamento rapido. Stanza del telefono rosso, esecutivo centrale. Scusa, la missione dov'è che era? Esecutivo, stanza del telefono rosso, e quindi è qua. Chissà se ha salvato. Ma qua c'è questo con cui parlare. Parliamoci un attimo. I don't think I ever told you this, but I was actually on the path to being a ranger once. Did the whole boot camp thing, even got rookie status. Anyway, not the point. My own Ranger squad was a great bunch. There was six plus me. Remus, Hazard, Cho, Guy, Heftenstall, and Thompson. They were supposed to get back from an expedition yesterday. We had beers and wings planned. Problem is, they weren't here when Darling handed out the HRAs. Then they had nothing protecting them from the Hiss. You see, they prepped for the worst, but I think that we're already past that. We all wore these pouches around our neck. And I really don't want the Hiss to get them. Could you find them for me? Ah, una secondaria.
Invece Baguette è partito col cazzo duro dicendoti: ah, comunque sono un incursore, Sì. giusto per. Ma a parte quello, ci sono i miei amici che stanno morendo là fuori. O O sono già morti, potresti sono già trovarli. morti. Presa, l'abbiamo presa. Dove cazzo era la stanza del telefono rosso? Che sennò poi la prossima volta perdiamo mezz'ora. Cominciamo ad andarci e vediamo se si può salvare. Sì, va bene. Ah, dalla stanza dell'ufficio del direttore. Alan Wake. Investigation sector, huh? We should check this out. Ok, un luogo oscuro è quella di Alan Wake. Perfetto, non ci dovevo andare. Perfetto. Vabbè. Abbiamo visto l'inizio dell'espansione di Alan Wake con Alan Wake che c'è e ci fa venire il cazzo duro, almeno a me. Quindi prendiamo quest'altro documento, ce lo leggiamo e prossima volta andiamo avanti. Proposta di show televisivo. In base al successo di America Overnight, vorremmo proporre la creazione di una serie televisiva che mostri le superstizioni e i pensieri scettici attraverso l'intrattenimento, così da rendere popolari questi concetti tra la popolazione civile e ridurre la resistenza della comunicazione di informazioni riguardo eventi paranaturali pubblici. Possiamo inoltre usare un canale mediatico solido per testare i concetti paranaturali sui civili, per testare la loro reazione a certi fatti, presentati come fantasiosi nel caso in cui l'agenzia dovesse decidere di rendere pubblici certi fatti. Ci sono tante licenze che potremmo acquistare e riadattare. E qua arriva la citazione ad Alan Wake. Anziché avviarne una da zero, una proprietà in particolare sembra estremamente promettente, specialmente considerato che i suoi contenuti e toni sono esattamente quello che cerchiamo. Si chiama Night Springs e va in onda ormai da qualche anno. E infatti erano le trasmissioni che si trovavano in Alan Wake. Figata. Figata. Proposta di show televisivo, penso a te. E qua la cosa figa che abbiamo appena visto, io la faccio rivedere e poi andiamo in chiusura, è proprio Alan Wake che dice quello che lei sta pensando e facendo, perché lui quello che scrive diventa realtà. È da qui che probabilmente è nata o sarà la spiegazione quando finiremo l'espansione, questo non lo so, il fatto che Alan Wake, tutto il Federal Bureau of Control, la vita di Jesse, eccetera, l'abbia scritta lui come via d'uscita dall'oscurità. Ve lo faccio rivedere. Jesse Faden could hear it. A call. It was faint, reaching for her from a dark place. Faden was sensitive to visitations. She had them all the time. From her guiding star and the previous director. She was the perfect receiver. As if she'd been made for this. Faden paused to feel it. The force at play here. It was changing things around her, subtle, trying to make her act. Faden didn't like that. Her guide felt it too. Polaris didn't flare up in defense as with the hiss. So it wasn't all bad. Not a hostile transmission. It was powerful, but it was coming from far away. And made weak because of the distance. It was a distress call. Faden sensed a drowning man. A man desperate to escape. She sensed something else too. A hunger. Unlike the hostile resonance, waiting. She knew that desperate acts can have grim consequences. It was this, more than the man's despair, that made her follow the call. The elevator lights winked back on. The darkness receded like a memory. There was a new button on the elevator control panel. Investigation sector. Aiden pressed the button. The elevator door slid shut with practice bravado. Figata, questo è l'inizio dell'espansione. Figata, Beh, però la vedremo tra qualche live, perché prima. oddio, adesso io giungo sempre alle conclusioni, ma sembra mezzo palese che sia
effettivamente valida come teoria da solo da sto video. Sì. Sembra proprio parli di se stesso. Esatto. Quindi a questo punto torna al menu, facciamo ripartire per vedere se partiamo da qui e poi ci facciamo un'ultima hits insieme. Tu intanto, se vuoi, preparati la sigaretta. Ma sì, prepariamo l'ultimo, così poi me vado a dormire. Beato te, no, io devo correggere una recensione, impaginarla e metterla in pubblicazione per domani, quindi almeno un altro paio d'ore. Sì, ma tanto io dico che vado a dormire e poi finisco a dormire fra due ore, eh. Mm. Me sono fatto così, me sono fatto male. Vediamo un po', riprendiamo da qui? Sì, riprendiamo da qui. Vabbè, almeno quando dovrò fare le ore piccole non sono, mi fa questo problema esagerato. Perfetto. Allora, io metto a tutto schermo, intanto chiudo, spengo la console. Che bello control, mamma che bello. Mm-mm. Ma ti metto io un attimo la webcam qua e la metti anche tu qua? Non, allora sì, mettimela, ma io non posso metterla finché c'è attiva la live, perché il segnale è occupato per andare in live. Certo, allora vabbè, io ti guardo dalla live. E poi dopo quando chiudo, yes, te la attivo, così magari mi fai compagnia mentre scrivo. Beh, Paolino, visto che sei arrivato alla fine di controllo, togliamo i DLC. Cosa ne pensi? Che voto gli daresti rigiocandoci? Da giocatore, non da recensore. Non posso, non sono più capace a darlo da giocatore. Non sono capace. Ormai sono talmente fuse le cose, visto che lo faccio da troppo tempo ormai. Cioè, sono 10 anni esatti che faccio il redattore. Cioè, che lavoro nel settore delle recensioni, eccetera. 2011, e se non sbaglio era agosto, manca qualche mese, ma sono 10 anni esatti. Minchia. Dovrei guardare, dovrei vedere se era metà anno. Sarebbe da festeggiare i 10 anni, Paolino. Come? Dove? Vabbè, ad agosto magari, che ne sai. Sì, vediamo, ricordamelo. Cioè, ti riscriverò ad agosto, nel caso, mentre torno dalla Sardegna, passo da Milano. Si festeggia, sì, concordo. E quindi niente, io già quando lo giocavo avevo dato il mio voto, purtroppo non feci la recensione, la fece un mio ex collaboratore che conosci tu, okay, perché è in accademia con noi, e gli diede non mi ricordo quanto, okay, devo andare a vedere sul sito, ma non voglio aprire internet prima che crasha qualcos'altro stasera, però fece una bella recensione. Io personalmente ai tempi gli di 9, vado a ricontrollare, ma se non mi ricordo male gli di 9, perché o no, 9 o 9 e mezzo, perché è il voto che gli darei anche adesso. Quindi lo riconfermeresti? Sì, tutta la vita. Io ho il mio quadernino dove me le segno. Bene, bene. Ero curioso. Anzi, di sapere. Eccola qua. E che sai? È vero che le recensioni, voi siete bravi a farle, le fate bene, però giocare comunque un gioco completo e recensirlo dopo averlo giocato 4 ore sono due cose comunque diverse, per quanto sia. Sì, fai conto che noi quando recensiamo però non giochiamo 4 ore, cioè lo si porta a termine. No, certo, voi fate lo fate seriamente rispetto a altri. Cioè, noi domani esce una mia recensione, in queste settimane usciranno 3 mie recensioni. L'ultima espansione di Doom, quella di domani, che ormai l'embargo era scaduto al 27 marzo, che è un nome impronunciabile, che è un dungeon crawler per Switch, okay. E poi esce l'espansione di Teso, e domani esce l'espansione, questo gioco qua in doppia copia che è uscito per Switch. Sì. E non dico quanto è il voto, così domani se volete ve l'andate a leggere, ma certo, dal 27 al 7 sono passati 10 giorni. Mm-hmm. Vabbè, non mi frega un cazzo, se non l'ho finito non l'ho finito, non si scrive. Poi gli altri magari lo vogliono, la scrivono lo stesso per i click. Io faccio click in meno, ma almeno so che chi viene a leggere la recensione sa che io l'ho giocato e sa tutto. Ok. Comunque ho trovato la mia recensione di control personale. Mm-hmm. Allora, mi guardo i parziali,
che diedi, trama e musica hanno lo stesso voto, lo riconfermo. Gameplay per allora lo riconfermo, comparto grafico e tecnico lo riconfermo, longevità forse l'abbasserei di qualche punto. Ok. Infatti ho detto che gli avrei dato 9,5, il voto che gli diedi ai tempi era 9,7. Quindi non ci andavo tanto lontano. Ma sì. Ah, quelli di Remedy hanno fatto una cosa che si può dire essere quasi vicino a un capolavoro come gioco, quindi... Sì, no, vabbè, si può anche dire che è un capolavoro. Eh sì. Perché hanno fatto una cosa che ha sconvolto veramente il mondo dei videogiochi al tempo, eh. Quando è uscita? Sì, se ci pensi anche che sono stati i primi nel mondo dei videogiochi che hanno fatto l'universo condiviso alla Marvel Cinematic Universe, ma col senno di poi, quando sono uscite tutte le informazioni postume, se ci vai a pensare, lui ce l'aveva in mente ai tempi di Alan Wake. C'era tutto in testa. Sì. Esatto, ed Alan Wake ha fatto l'anno scorso 10 anni, è uscito nel 2010, prima ancora del Marvel Cinematic Universe. Mm-hmm. È tanta roba, esatto. Tanta roba. Sì, perché vuol dire che comunque tu eri avanti coi tempi 10 anni fa. Esatto. Ci sono pochi giochi, secondo me, che meritano il 10, o probabilmente anche nessuno. Sono anche d'accordo con quelli che non li danno, perché il 10 sarebbe la perfezione. La perfezione ovviamente non esiste. Io sono d'accordo. Però io invece la penso che se è vero che la perfezione non esiste, perché poi col tempo si supera, può esistere per il momento storico in cui viene valutata una cosa. E certi giochi a cui io ho dato 10, che sono 3 in vita mia. Sì. Possono esserci quel gioco che ogni tanto tu fai... Ok, questo non ha proprio un difetto, non ha il minimo difetto. Quindi un 10 ci sta. Cioè, io... Adesso io non so quanto avete dato a Disco Elysium. Mi sembra che non l'abbiamo recensito. Ok. Per me Disco Elysium si avvicina molto a quella cosa di 10. Perché Disco Elysium è forse uno dei pochi a cui l'avrei dato, perché ha proprio una presa diversa su quello che è il mondo dei giochi di ruolo, i videogiochi di ruolo. Ha introdotto un nuovo modo proprio di vederli e di come fare le cose nei giochi di ruolo. Sì, ci sta. Oltre al fatto che... Devo ancora giocarlo, io penso a te. È fatto da Dio quel gioco. Io ti dico, devo ancora giocarlo, Disco Elysium. Io nella mia vita, nella mia carriera da recensore, ho dato ufficialmente 2-10. Proprio di due giochi, due recensioni mie uscite con 10. Una per le riviste ai tempi e uno invece per il sito, che c'è ancora sul sito, si può trovare, che è un 10 mio. Effettivamente, quindi ufficiosamente, ne ho dati 4, perché poi io comunque quando gioco, anche se non recensisco, che però lo gioco per i fatti miei, mi faccio una mini recensione, sia per quando facevo le top 10, sia per gusto personale mio, perché ormai è diventata una deformazione professionale naturale farlo. In totale i 10 che ho dato in 10 anni salgono a 4. E posso chiedere quali sono sti giochi? No. Curioso. No? No, te lo dico. Allora, quelle che sono uscite scritte sono Metal Gear Solid 4. Vabbè. Che gli ho dato 10. E Ni No Kuni, il primo. A cui ho dato 10. Ok. Io te l'ho detto, avevo giocato il secondo e avevo intenzione di giocarmi il primo, perché adesso dovrei recuperarmelo. Il secondo si arrivava a 7 quando l'ho giocato, non l'ho fatta io la recensione, ma sarei stato anche buono, perché è molto inferiore al primo. Il secondo me lo ha esaltato, infatti. Mi piaceva e mi interessava tutto l'insieme, perché sia la storia che a me i fantasy di quel tipo sono sempre piaciuti, sono uno di quei ragazzi da fiaba facile, per quanto mi riguarda. Ci sta. Quindi a me sono sempre piaciuti quei tipi di racconti. La grafica mi piaceva tantissimo, l'idea proprio delle mappe gigante con gli omini piccolini mi piaceva tantissimo. A me è una cosa che invece mi ha portato a penalizzarlo, che quando vedrai il primo capirai il perché. Ok. Io ti dico, hai esaltato all'inizio, dopo un po' mi ha rotto le balle.
Cioè, all'inizio mi dava l'idea di essere molto carina, dopo un po' non riesci ad abituarti, secondo me, Più effettivamente a che quel altro è tipo. che dopo che hai giocato il primo e vedi il secondo, sembra quasi che abbiano avuto una ristrettezza di budget rispetto al primo. Cioè, il primo, animazioni, eccetera, sono tutte fatte dallo studio Ghibli. Le animazioni in effetti del secondo sono una delle cose che a me hanno deluso tantissimo. Fantastico, anche a livello di colonna sonora il primo era un capolavoro, cioè io ho ancora in testa adesso che ci stavo pensando il main team del primo, capolavoro, capolavoro, infatti io ho dato 10 quando hanno rifatto la remastered per Switch, che l'ho recensita io, sul sito di Tribe, la trovi, io ho dato 10, che ha spinto, tra l'altro l'ha spinto Balbo a comprarlo poi, tra le altre cose, Io non e... ho la Switch, se no me li prenderei sti Ah no, ma è giochi. uscito anche per PC. Io l'ho Anche recensito per per PC? Switch. Però la remastered del primo l'hanno fatto PS4, PC e Switch. Steam? Sì. Potrei anche pensare. Ma non c'è nella libreria, eh? No, perché me l'hanno mandato per Switch. Ah, non c'è problema. Ma quello non è un problema, me lo compro. So che tanto adesso ho un pochino di soldi volendo. Poi invece delle due che non ho recensito io, una è Persona 5. Che non ho fatto io la recensione e gli ho dato 10 però personalmente. Sono estremamente d'accordo. Persona 5, io mo sono giocato il normale, mi sono rigiocato la Royale. Mamma mia, mi è piaciuto veramente uno dei giochi più belli che abbia mai giocato. Anche per me, anche per me. D'accordo. È fantastico quel gioco. Ah, più che altro, sai cosa? Il fatto è che ti tratta degli argomenti che sono molto maturi. Sono argomenti che generalmente in un videogioco tu non vedi a questo livello. Ed è trattato sulla società effettivamente giapponese, Sì. da quello che so. Cultura, Quindi, tutto prende, cultura, nel politica. momento in cui tu vai a vedere un po' oltre il semplice videogioco col gatto parlante e vai un po' oltre, tu scopri un mondo in Persona 5 che è geniale. Tutta l'idea dell'universo parallelo dei desideri degli uomini è geniale. Distorti, ma infatti è una critica sociale grandissima a tante cose del Giappone che vanno da tutto, dalla cultura, dalla mentalità, dalla politica, dalla sessualità. Perché il primo, cioè, si parla quasi di sfruttamento minorile della sessualità, di stupri dentro una scuola, poi, cioè, era molto. Esatto, cioè tu inizi vedendo la storia di un professore che abusa le sue studentesse e quelli del e quasi tutta la scuola, Sì, e i suoi praticamente. studenti, perché lui era un campione della pallavolo e ormai in disgrazia, e quindi faceva passare le peggio giornate a tutti quanti i suoi Esatto. studenti. No, no, è veramente un capolavoro. E l'altro 10 che ho dato, ovviamente, ma era scontato, è Alan Wake. Dovrei rigiocarmela Alan Wake, io non sei quello che non. Cioè, ci ho giocato da piccolo, adesso dovrei rigiocarmeli per ricordarmeli bene. Questi sono i 4-10 che ho dato in vita mia. I due Ma sono che si tutti. trovano in giro e i due che invece non ho mai scritto personali. Sono tutti molto interessanti, ti dico, io alcuni uno me lo prenderò, me lo giocherò sul computer, tanto non sono certo che me lo regge. Cambio schermata intanto che andiamo in chiusura. Yes. Allora aspetto che te lo prenderai, lo giocherai e mi farai sapere tu cosa ne pensi. Sì, È un capolavoro. assolutamente. Fai conto che è uno dei pochi giochi che ho platinato ai tempi di PS3. Mi fido, andrò a prendermelo, andrò a giocarmelo. Adesso con calma, prima finisco Cyberpunk. Sì, per me se ne riparla tra un bel po', sia Cyberpunk che tanti altri che sono arrivati, voglio giocarli. Anche io alla fin fine vado con calma perché per quanto sia, dato che io ho passato un pezzo della mia vita durante questa quarantena, durante questo periodo di pandemia, come molti chiuso in casa, ovviamente, ho deciso di iniziare a muovermi un po' di più e ricominciare ad usare le gambe, anche se funzionano male a quanto pare, e di conseguenza ho iniziato un po' a fare un po' di nuovo di sport, cose, poi prima o poi me ne tornerò giù da mio padre. Trovarlo un po' in Sarda e quindi iniziare ad avere sempre meno tempo fra progetti, cose.
Quindi, videogiochi se ne parla. Adesso giocherò fino a maggio, metà maggio tranquillo, poi inizierò ad avere poco poco tempo per i videogiochi. Ecco, quando arriverai a quel momento ti dirò benvenuto nel mio mondo, però di tutto l'anno, da ottobre del 2019 che abbiamo iniziato. Guarda, tu devi considerare che per me ogni volta è l'estate quel periodo. Vuoi perché le estati precedenti era più per gli amici, ovviamente. Però l'ultima è questa, sono anche per accademia, progetti, lavorare un po' anche per conto mio, magari guadagno qualcosa di mio. Le ultime sono state così. Vabbè, sono le 11:30, ragazzi, abbiamo finito Control base. Settimana prossima ci iniziamo la prima espansione, The Foundation, che c'è le fondamenta. Magari finiamo in una live, non lo so, perché non, veramente da lì in poi per me sarà tutto nuovo e quindi non so neanche quanto dura. E subito dopo faremo Aoi, che è l'espansione su Alan Wake. Detto questo, io ringrazio tutti quelli che sono passati, i vari problemi tecnici che sono ritornati dopo i vari problemi tecnici, e noi ci vediamo personalmente venerdì, che continuiamo Monster Sanctuary, che ormai è una settimana che non portiamo. E poi dopo, vabbè, il martedì dopo che si continua Control. Domani ci sarà Gaetano, Ikem, non so cosa porta, e noi ci rivediamo venerdì. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio, spero che la live vi sia piaciuta. Ovviamente tutte e due le trovate domani su YouTube, che adesso passerò e poi le programmo per domani. E niente, ragazzi, passate il resto della serata bene, e grazie per essere passati, e a domani sera. Buonanotte e buone botte. Buonanotte ragazzi. Ciao. Ciao ciao.